Buonasera, io vado a qualcuno. Yeah. Tutto per schiuso che siamo live. E niente, dopo farmi in giro di oggi mi hanno lasciato riposare, ho detto ma se andiamo a farci un giro. Un po'. Adesso, tranquillo. Domani si ricomincia. Non pensiamoci troppo. E si chiama un po' Genshin. Forse ho capito perché faceva così. Perché si staccava OBS, faceva quello che volevo. Spero di aver capito perché se no sono provato. E niente, andiamo avanti prima della webcam, mettiamoci in live sim. Un attimo Twitch sul telefono, quindi non preoccupate di 2 secondi. Allora, alla fine dico così, alla fine ci sta, nel senso che se comincio subito la live 30 secondi dopo magari arriva la gente, dice ma questo che sta fa, non ti capisco niente. Invece se faccio tutto la live sta caricando su, tecnicamente devo fare una cosa per andare a migliorare, un attimo anche lì, tanto abbiamo tutto il tempo che vogliamo adesso, non c'è problema. Oggi non devo andare a lavorare eccetera, ma sarei già là. A questo punto. Andiamo, così non, niente interferisce. Ho abbassato di 10% l'intensità grafica del gioco. Magari riusciamo a tirare fuori un po' di FPS. Ma ci sta, è quello che volevo. Cioè, non voglio, ho provato a scendere sotto i 50 una volta, non mi piaceva. Diciamo che a 70, 100 almeno. Io sembra abbastanza ok, la fluida. Speriamo che va tutto bene. Allora, facciamo questo. Poi pian piano cominciamo le nostre cose. C'è l'evento da fare che dura 9 giorni. Siamo già 2 giorni, mi sembra che lo evito. Quindi conviene fare quello. Quanti FPS sto avendo? Mamma mia. Ma ci sta anche perché d'altronde forza di giocare sul telefono. Purtroppo sul telefono ho dovuto buttare giù tutta la grafica. Quindi un po' dispiaciuto perché poi ho pensato se dovrei poi cambiare il gioco tra 2 o 3 anni e c'ho ancora il telefono lì, internet, non ha senso. Come farò per adesso? Non sto icona il gioco, poche martedì, quindi poi ti chill. L'unica cosa è che adesso ne ho 195, 197 di questi, quindi prima cosa in primis, so che è quasi una rottura di scatole, ma andiamo a assumere. Devo vedere una cosa prima di fare questo, e ne vale la pena assumere ancora.
perché voglio vedere. Questo non ho capito, devo guardare un tutorial su internet perché non capisco cosa. Cioè, ho capito un po' cosa serve, ma non tantissimo. Allora, devo andare su nemici, devo andare sui tizi del deserto. E me li fa vedere. E voglio vedere quanti ne ho, 1200. E a 1200 diciamo che è accettabile. Diciamo che stavo facendo quello nel deserto anche per quello perché andiamo a farci un giro ancora nel deserto, quindi vediamo di prenderci una canazione. Più che altro mi ha rotto le scatole nel deserto, dico la verità. Cioè, a parte che fa così tutto il tempo e provi stare finché non trovi una tua di scatole. Sembra che ha fatto favilla passare da 10%. Mi dico che avevo 60 fps, ma porca miseria sono. La 570 funziona ancora, no? Cioè non puoi mettere tutto mega ultra, ma se sai come giochicciarci anche con le grafiche interne funziona. Poi secondo me si vede bene lo stesso, il gioco non è perfetto, si vede benissimo. Non so. Vediamo poi questo dicembre la decisione definitiva se aumentare la grafica del computer o dedicarci a. Sto guardando le caratteristiche umane, probabilmente qua sopra. Oh, prendere una handled. Vediamo. Sempre più propenso a prendere una scheda grafica da compagno, tanto. Cioè, prima ci stavo perché arrivo a casa meno non abbastanza decente. Poi adesso che ho cambiato ruolo di lavoro e non dico che. Arrivo un'ora tutto. Dicevo non arrivo a. Come si dice? Ma un'ora bruttissima però. Non farmi più strada quindi. Non faccio più come facevo prima, però. Gioco offline, ma diciamo mezz'oretta e meno. Quindi non è che sia incredibile, assurdo. Non è che mi serve molto Minecraft, quindi. Il set è sbagliato, devo andare di nuovo in store. Adesso andiamo a vedere. Online, è così. Aveva senso qualche mese fa il prendere Android. Adesso ha senso upgradare il computer. Più che altro. Ma poi oltretutto potrei anche lasciarlo così sto computer, perché succede qualcosa, a me va benissimo. Solo che appunto no, voglio arrivare a avere. Non me l'ha raccolto qua.
Forse era un fiore finto. Voglio arrivare ad avere la scheda grafica che ha 7 anni e poi dico vabbè la provo a vendere e mi danno la bastonata. Che non mi danno niente. Sarebbe un po' un'ingiustizia. Non mi dispiacerebbe sinceramente. Ovviamente diciamo che Matsumoto è pessima idea perché però quello che deve fare lo fa Genshin non è che sia un giocone pesantissimo, puoi anche mettere tutto basso, mettere su con i computer più pessimi del mondo. Riesco a evitare che la rivendo e mi danno tipo neanche 50 euro. Sarei un po'. Ripeto, vediamo un po'. Come fa? Aspetto ancora un anno e prendiamo la Ender. Non lo so, onestamente. Dico proprio che la Ender deve staccare la spina. Io sto facendo Genshin. Me ne vado di là a fare le mie cose. Mi porto la Ender dietro, però non è una cosa istantanea, devi cambiarti la grafica prima di staccarti dalla AGPU. Secondo me non è proprio come istantaneo come tutti dicono, cioè sarebbe bello una cosa che magari tieni la grafica così per esempio e ti stacchi e metti la Ender di 720 e te la tieni. Però può streamare altri due per il like per i piscini che non stavo dicendo boh. Capisci niente. No, onestamente dovrei fare quello che dice il cuore, no? La logica, perché la logica non si capisce niente. Un pasticcio. E adesso gira, non è contento. Non so, ho tirato la ultima e ho fatto un sorriso a 30 anni. Poi vediamo. Altrimenti lascio il computer e compro la Ender. Però mi sembra una pessima idea, secondo me. Facendo così non la uso per niente. Sono sicurissimo che non la uso. E tanto non ha senso. La base è quella. Devo uccidere quanto altro. Mi ha ammazzato in cu... Stavo per tirare la sua ultima, che non l'ho fatto a poco.
Tecnicamente se vogliamo aumentare danno gli elementi di Arlecchino mi dovrebbe togliere Kirara e mettere qualcuno di fuoco. Però personaggi di fuoco come Kirara, però versione Kirara non ci sono, che ti arrampica eccetera, almeno io non ne. Poi magari non è vero, ne ho, non lo so. Non mi pare. Dopo un sacco di personaggi, ma la maggior parte non li uso neanche. L'ultima volta che esce Genshin Impact 2 o qualcosa, o giochiamo un gioco simile. Ci dedichiamo ai personaggi più forti, questo lo lasciamo marcire. Ah, non è poi così vicino. Non ha senso. Un sacco di personaggi livello 1 che mi fanno uscire. Pensavo che avrei fatto Sakura prima o poi. Pensavo anche che avrei fatto Jin. Però se avrei avuto tipo Vestale delle nuvole, se Jin è già un po' più vecchiotto come personaggio. Cioè, il suo lavoro Jin lo fa. Per carità di Dio. Anzi, è molto forte Jin. Però insomma, per mettere Jin a conto Vestale delle nuvole. Un po' più forte almeno se due healano non però usa un libro magico catalizzatore l'altro usa la spada la differenza come fai? Però qualcosa di chiaro c'ho l'aumento della massa elementare principalmente per anche scottatura quelle robe lì. Cioè scottatura va veramente schifo, dico la verità, però scappa la cosa. Alla fine non è stato male che gioco crash. No, è successo una cosa tipo troppo strana prima di iniziare la stream ed è successa anche una cosa che mi preoccupa abbastanza, ma penso che non ci siano problemi. Prima di cominciare la stream ho deciso di guardarmi un po' YouTube. Ah, volevo la sua ultima insula. Come potete vedere, Bronzing fa 1000 tick, non è che sia incredibile, non è la magia di Skyrim. Quei mega playthrough moddati che hanno la magia lì, o gli occhi avvelenati, quelle robe lì che fanno male, che non è niente di più. Sì, dicevo, ho cominciato, mi sono detto, vabbè dai, guardiamo un attimo YouTube, non ci farete. Rivoli e a questo punto sento un rumore, dico cosa sono, Rivoli tranquillo e niente, alla fine non era niente di strano, sono spaventato perché era forte ed era anche vicino, ho detto non era una moto, non era niente di sicuro, era una stupidaggine. Niente, mi sono spaventato, ho tirato la spina del computer e si è spento. Il problema è che avevo lasciato lo screen su quello lì dei 4,99 al mese e non l'avevo ancora riscattato, I guess. Cioè sai che ti dice premi per. No? E non l'avevo ottenuto. E ho paura che me l'ha mangiato per un mio errore, ma ho tirato un balzo dalla sedia. Però almeno il gioco sta tirando bene. No? Forse è servito. Yes. Però spero solo, cioè non ho guardato neanche le Primals prima o dopo. È quello che mi spaventa abbastanza. Sapessi dici, ok.
di nuovo la tizia con i suoi guai denti. Ricordate la storia che c'era Paimon e c'erano questi qua? Poi dovevano trovare qualcosa, ma non mi ricordo cosa, forse un tesoro. No, c'erano tipo, non mi ricordo se c'erano quei granara, qualcosa del genere. Sì, i granara c'erano un colore perché gli davano fastidio. Poi questi qua volevano un tesoro che non era neanche loro e volevano approfittarsi. Allora, all'inizio abbiamo collaborato con loro perché loro, sai come fatta Paimon? E poi alla fine abbiamo scoperto che era una specie di truffa, nel senso. Poi loro si attaccano. Ed è abbastanza strano perché chi dice ci rincontreremo. Ci rincontreremo. E stranamente dopo che fai quella cosa lì vedi sempre la tizia anche in free roam con i suoi seguaci, ma sono identici, uguali identici a quelli che hanno visto. Fatto ci manca per me. Sì, è veramente perché devo aspettare 3 minuti qua intorno, che ho capito. Ah boh, niente. L'altra cosa che ho fatto oggi è niente di che, sono andato a farmi un giro lungo e via. Pace. Oh no, riscatto, però mi dice. Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Volevo solo vedere una che possiamo neanche se ho pazienza e voglio, potrebbe essere anche noioso. E questo arma di solito questo qua ce ne ha di molti livelli di questi. Andiamo 2002. Mi sto preparando per bene per Nathan. Volevo pullare per visto le missioni per Nilu o navi e poi penso che lascio stare. Tanto nave, scusate. Nico è già un po' vecchio. Fa male, lo so, perché ho visto dei video, è fantastica. Anche nell'abisso fa male cane. Però comincia a essere vecchiotta, non voglio un personaggio che nel giro di 3-4 mesi potrebbe essere già da mettere panchina, non lo so. Però. Io queste cose non so prevedere il futuro. E allo stesso tempo Navia mi piacerebbe troppo averla perché è il mio personaggio preferito di Fontaine e in assoluto. Però allo stesso momento non è un, cioè fa male cane, poi ho tutti i personaggi per lei tranne Albedo. E non è che sia un god, non viene dai fatui, non è un arlecchino. E poi appunto cos'è, punto 3, punto 4 della mia vista ho già arlecchino, vedo, non ne faccio di nave. Sarebbe utile per i domini o per l'abisso che ti chiede di usare personaggi, che ne so, ti chiede acqua e tu usi nave, sì. Lei è di, non è di acqua ovviamente, però è un esempio, perché arlecchino no, esempio stupido. Metà abisso è fatto da personaggi di fuoco e non posso usare arlecchino, e magari l'altra parte, come è successo in passato, c'è eletto, quindi non posso né usare arlecchino nella Raiden, quindi devo attaccarmi e nave sarebbe perfetta per quello. Però appunto, ripeto, so, cioè, per prendere lei aspetti un pochettino che esce tipo capitano e viene. Cioè, la
La seduta tutto il tempo, aspettando. Aspetto capitano. Molto meglio. Sembra un'idea un po' più decente. Per dire. Io non so, ho finito il discorso prima. Ho apportato delle modifiche al computer e sia molto più fluido. Cioè, non ho portato modifiche al centro di AMD. Semplicemente ho guardato delle impostazioni dentro Windows. Il gioco se ne va più fluido. Impostazioni di Windows e impostazioni di programma. Usano lì. Sto usando anche un programma in background che mi fa le luci della tastiera. È forte, però anche quello frega risorse. Se proprio vorrei essere stingy stingy potrei anche disinstallare quello, però non mi dispiace. Boh, facciamo mentre siamo qua questo, perché sennò è un po' un pasticcio. Io sta ragazza qua che la foto non me la ricordo. E fa vedere la silhouette. Aspetta, non lo so. Prossimo Messina, dove solo vi dovrei trovare diversi Marina, la nave un po'. Ok. Parla con Ada Giri, Ada Giri. Ricordo che non ce ne esce. Aspetta. Basso. Tecnicamente se fai il punch attack non dovresti morire. Beh, ma uno ha provato con un Utao togliendovi tutti così degli HP e si è buttata che sia con sbagliate non so con 100. Non mi ricordo quanti HP aveva, ne aveva tipo 2000. E ho sbagliato. Poi 2000 HP sono rimasti 1000. E si è buttato tipo tanto. Questo è veramente veramente. Questa non ha, ogni tanto non ha fontaine. Non si intende con fontaine. Chiedo scusa se mi sono buttato sbagliato. La ragazza, ah, è la pittrice, quella di Nasuma, certo che la conosco. Infatti stavo dicendo, ma non conosco questo nome. Ed è una cosa che sono arrivate altre cose da Twitter. Mia è Artuber, grazie per il like al pass che ci ha seguito, grazie. Dovrebbe essere tutto.
Giro, non sarei dovuto uscire con questo. Magari girasse. Stai, Paimon, siete voi? E gli fai tutto. Hai fatto, ti arriva? No, assolutamente. Allora. Tengo solo quello lì dell'aria. Fa troppo. Adesso è molto meglio, non più nemmeno. Non so, che non mi ricordo l'ultima volta in che condizioni era quando l'abbiamo incontrato. Dove la casa di ricevere? Sì. Ma non ci mi sono arretto, sono uscito di nascosto, ti intendo? Non ho avuto scelta, come farei a creare delle belle immagini se passassi tutto il tempo in Asuna? Anche se vi avessi, facesse, che se vi facesse andare in giro per scattare delle foto per me, le immagini di riferimento non sarebbero paragonabili a quelle che vedrei qui. Così ho chiesto a un attore con cui lavoravo di mettermi in contatto con una nave mercantile e ho scoccato un passaggio per poter viaggiare. E perfino ho portato con te tutti i tuoi strumenti. Certamente, i miei strumenti sono tutto. Come potrei dimenticare? Inoltre i miei lavori stanno vendendo davvero bene, appunto. Alcuni scrittori mi hanno persino chiesto di realizzare la copertina del loro romanzo. Anche se a quanto pare non ho abitudini di inserire illustrazioni all'interno dei romanzi. A proposito, potresti acquistare? Mi aiuti? Volentieri. Perfetto, con il tuo aiuto il mio lavoro sarà una passeggiata. Mi dare un'occhiata, non so perché ho alzato così forte la voce, chiedo scusa. In ogni strada, non è solo Fontaine, bacio di Rugiada. Abbastanza grosso sta qua. Volendo tu ti puoi. Cioè, se proprio vuoi ti guardi Riddle e... Sarebbe male provare. Ma sinceramente pensavo che questo qua non era qua. Pensavo che era tipo alla cattedrale di Mosta. Ah, comunque questa zona di foto che abbiamo già fatto. E poi c'è la prima che durante la fase per le impostazioni procedi con dei punti di ripresa. Ah, leggermente diverso. Ah, ci sono le impostazioni anche della telecamera. Quando ti danno queste cose non ho più discorso. Se è una cosa che ti regalano fissa non è che mi dispiace. Ma figurati. Se te ne regalano una alla fine della vendita. Posso guardare da queste parti, signorina? Ferma le impostazioni della telecamera. L'azione corretta, usare la fotocamera speciale di sempre. Ah, devi avere anima. Deve venire da Monster. Devo tirare un po' di sapphose. Ah, un basso RPG.
Prendiamo... Ma mettiamo gente. We may leave at any time. Quanto la devo essere adesso? Il passo sta attaccando con un attacco carica. Che fosse così che te la regalano. Migliori, si dà di brutto. Ah, peccato che ti dici guai, non mi piace la cosa che c'è scritto sotto video. A posto, continua. Se non mi deve fare un attacco... Questo è ancora meglio forse. Mi piace di più. Poi le salvo tutte per me. E... chiudi? No, non ci capito un cacchio. Come sempre, no. E mi piace il prossimo. Grazie. L'ho fatto. Ok, perfetto. Però è molto quasi, cioè non te lo dice. Antiprotagonista. Non sono mai stato un antipo del genere rurale. Ah, mi sembrava che la stavo dicendo. E dove vedi per la prima volta c'è il passaggio. Io non sono partito con le missioni di Fontaine, non sono andato a piedi, non ho preso neanche la barca. Sento lento senza vecchino, dico la verità. Ma poi magari ci faccio un pensierino anche a lei. Lo dico sempre, però. Lo dico sempre. Sempre lì, lei. Livello 1. Un po' come Sacrose. Sacrose sarebbe importante farla, ma non lo fa. Perché tanto in qualche modo mi arrangio. Alla fine sin qui non è poi così. Forse sarebbe meglio Sacrose per... I'm not interested, thank you. Per combattere i tizi sono a livello 1. Impietoso. Che pazziano, sembra Yark. Andiamo via così. Presumo che deve avere un personaggio di Fontaine qua che sia di A. Scommetto. Ah, non ho detto. No, non c'ho. Wow, che bello. Ah, puoi decidere. Mi piace di più così. Deve avere un'abilità, tutta un'abilità mentale, possedere Ito. Si vede bellissimo, bruttissimo. Sarebbe bello avere la ultimate pronta sua, sai che bello. Mi dispiace, bella ragazzuola, ma ci mettiamo in pensione.
possiamo usare la parte forse 5 che ti fuoci. Mona non mi ispira. Babbo. We can do this. Ah, anche del personaggio Pneuma. Non ce l'ho Pneuma. L'arca del personaggio. Ma posso completare questa cosa o non posso fare? No. Non ho tanti personaggi di Fontaine, dico la verità. Pneuma ce l'hanno solo quelli di Fontaine. Lei non è... Caminette ghiaccio. Caminette ci sei, fa abbastanza male. Ho visto un video, ma... Non è che sì. Vabbè, io lo faccio con Barba, adesso spero che non prenda male. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Ma no, molto pay to win sta cosa. Però ricompensa te le danno. Ma scusa, cosa serve avere... Cioè, mi ha dato tutti e tre. La vecchia casa, stavo pensando proprio a quello. La casa, dolce casa. Stavo poi pensando a quello, stavo dicendo. Scommetto che... E Barbara ce l'abbiamo, ci sei. Sarebbe utilissima per esplorare. Togli chi va la metti di pango. Qui abbiamo PHP, abbiamo un healer. E è peccato qualcuno dovesse morire. Si rianimi. E qualche. Usa il potere Pyre. L'arma deve essere una cosa. Ah, guarda che abbiamo qua. Sì, mi sembra molto Queen. Let's go. Però appunto non so cosa. Personaggio deve camminare. Va bene questo. Il personaggio possiede il potere di provare. Ok, c'è un po' la spada vai. Ah, non si vede lui. No, facciamo così, eh. Facciamo il contrario. Aspetta. È bruttissimo. Huh.
funzionato. No, ma dai, no. Non è possibile. Quello più stupido l'ha ripreso. Che strano, non riesco proprio a capirlo, sta cosa fotografica. Beh, Massimo. Lasciamo fare. Facciamo una cacchierita. Come fai a fare? Attacco caricato mentre ricorre, scusa. Perché è stupido. Cioè, nel senso, prima devi correre, poi. E poi devi fare l'attacco caricato. Mamma mia. Era venuto quel secondo là che era stupida come foto, ma io sai com'è. Ho provato a farla bene. Ah, ma non devo usare l'attacco caricato. Il personaggio possiede qua, vedi? Mi penso che devo fare l'attacco caricato, ma che scemo. Mamma mia, che stupido. No, veramente. Penso che devi fare. Ragazzi, ci saranno 30 gradi a bomba. Non giudicatemi, per favore. Scusate. Chiedo, mi mente, scusa. Ah, qui è bello. Non mi chiede un altro verso. Magari ti dà una cosa in più se ti fai la medaglia su per tutti i cosi, ma non è obbligatorio, non credo. Ancora una volta mi scuso. Che basso. Aspetta, prima gemme gratte, easy praticamente. Faccio un shot. No. Già, sono immuni. Vai, Naida main DPS. Mi piace, questo non è male, però ancora azione sta. Proviamo questo. Il personaggio è di Fontaine, al potere creio Feminist. At your command. Ecco, non male. Vengo l'azione del calcio. Questo è già un po' più carino. E non sarebbe male, vabbè. Non è bellissimo. Sarebbe male avere una macchina fotografica così. La combine. E abbiamo... Per adesso. Poi bisogna ricordarsi gli altri giorni. Da fastidio questo. Mi...
a 9 ore e l'altro un giorno. Quindi alla fine, no, vabbè, gli ultimi sono una beffa perché sono giusti giusti, forse. No, 4 giorni scade quando sì, hai ancora 4 giorni di. I want to spend some time at the bottom of the sea. In peace and total silence. Ben detto, ragazzi. Anche voi un po' di peace. Ci rimettiamo Arlecchina. Apparentemente la tua idea o io non vi piace che se tu vuoi scrivere Arlecchina, non parlarci. Ma non è che intendo come parolaccia, non è una signora, cioè è una ragazza. Non so. Perché mando Arlecchino, quello che mando è Arlecchino. Non intendevo come fosse una parolaccia. Vabbè. Andiamo a Simulanca. Dobbiamo poi farci questo. Però. Devo stasera. Tanto non ho molti. Cioè, nel senso prossima settimana siamo cosa. Però non vi garantisco che sono qua a giocare. Un giorno magari sì, ma gli altri. Adesso. Facciamo Simulanca. Manca un pezzo di missione a Simulanca, se ricordo bene. C'è uno che ho visto che ha fatto apposta, ha detto che la missione di Kirara è la più noiosa uscita in tutti gli aggiornamenti e quella più noiosa. No, non quella di. Non quella di cosa. Quella lì del libro che devi andare a Sumeru che incontri i tuoi vecchi amici. Quella dicono che è la missione peggiore che hanno mai fatto in tutta la storia di Genshin. Almeno molti hanno scritto nella community che è la missione peggiore. Ma d'altronde era molto strano. Però dico la verità. Si vede che erano tutto. A non. A non malissimo, credo. Si vede che hanno fatto una specie di. Tra virgolette rimpatriati, nel senso che non era una missione tra virgolette seria, come dire. Devo provare, non ho ancora provato, ha una scadenza. No. Veniamoci questo. Sembra che hanno cambiato un po' la cosa perché qua. Sì, è perfetto. Cioè almeno non lo volevo nelle scorciatoie, ma. Ok, qua credo che siamo a posto. Stavo facendo la. Zoomiamo un pochettino in più se riesco. E. Prima però di fare la foresta voglio fare una cosa dimenticata. Scusate i balzi, sì, no? Sì, carina sta missione. Lei l'abbiamo già incontrata varie volte. Ci sta. Voglio vedere un attimo qua. Mancano un pochettino. Bel po'. Torniamo alla foresta. Stavo esplorando questa parte qua l'altra volta.
what could the children be up to? Scusate. Tanto qua c'è questa porta. Non siamo mai riusciti a aprire. E non so dove porta. Magari me lo cerco su internet. O mi sono saltato un pezzo questo. Un po' di parkour adesso. Stavo pensando l'altra volta esattamente dove siamo passati. Oh. Andiamo un po' più avanti. Magari qualcosa prima. Allora. Sapete cosa sarebbe meglio fare? Che stare lì a cercare qua, che non c'è niente. Ora qua. Però conviene andare dove abbiamo affrontato il drago, lì è pieno di chest. Almeno ci dà quel 200 su 200, possiamo andare a prendere il resto. Sarebbe più... sarebbe meglio. Nel frattempo facciamo così, cioè... e andiamo nella zona dove abbiamo affrontato il drago. Tanto c'è una missione, quindi dovremmo fare una missione. Questo vediamo. Cominciamo a prenderci magari quei due teletrasporti. E almeno siamo così. Questo l'avevamo già fatto. Ok, ora. Lì però c'è Oz che sta contemplando insieme a cosa. Forse se mi arrampico su sta casa qua riesco ad arrivare. O c'è una cosa un po' più facile, non sai come. Io devo farmi tanto problemi. Se non ce la fa chiara, lei no. Grazie chiara. Devo vedere qua adesso. Quel teletrasporto dovrebbe essere... ma non so. Ah, volendo c'è la piattaforma di soldi. Sono collezionabili. Perché non voglio finire. Esattamente come devo arrivarci. Cos'è? Perfetto. Ah, questi. Tutti tranquilli? Questi sono tranquilli. Maybe I could curl up inside this box. Ah, c'è. Metti che colpisco i funghi. Che mio, ragazzi. 20 anni di Battlefield sono serviti a molti. Controlla, sì, tutte scuse. Ma sono io fuso? Poi what? Volevo vedermi la pace di questo mondo. Ehi, hanno messo quei tizi lì perché ti butta giù la piattaforma. Cattivella, quindi.
Again. Quello l'ho colpito, ma cosa... Non voglio uscire teletrasporti, no? Vedi, no? Ah, una stazione. No, così almeno se dobbiamo fare qualcosa ci siamo. E poi qua è pieno di quei collezionabili che danno 4, quindi... che tra poco dobbiamo vero andare a mangiare, I guess anche voi. Se riuscissi a prendere questi due qua, che sono facili facili, mi danno una spinta in più per... hanno ragione loro. No, riuscissi a sbloccare... Take it easy. Appunto, quello che ti segna la mappa per intera. Accogliendo questi che sono abbastanza... importanti. Quello che devo capire, devo chiamare lui. Dov'è, scusa? Il lando non è stata utile. In basso, ok. Perlomeno sono abbastanza facile da capire. Poi andiamo di nuovo sopra. E andiamo a prendere gli altri... Ah, ne mancano altri due per i teletrasporti. Andiamo a prendere questo che dice un wow, in alto, viso. E dove sei? Torni. E andiamo a prendere quello. Qualcuno nel tuo cappello mi fa campanare la testa. Questi ci posso parlare una mini quest, ma... Magari ancora in prigione, buddy. No, riuscissi veramente a prendere quello che devo prendere. Ah. Si vede che ha deciso di aiutare. La torre di Cormagraft e Thanos. Non è Thanos, ci assomiglia. La difficoltà sembra quella lì. Easy money. Easy. La difficoltà sembra uguale. Mamma mia, non me lo dimenticherò mai. Il mio supereroe preferito, yes, è Cormagraft. C'è chi gli piace Deadpool, c'è chi gli piace... Ah, può dire fresco, ma lì dentro non è vero.
No, qualcosa sarebbe bello avere i remastered oppure avere qualcosa. Mi dire che questa è una cosa della cooperativa. Devi setterti con due persone e ti dà una cesta, perché mi darebbe abbastanza fastidio come cosa. Comunque. Devo andare qua, giusto? Poi da qua sei obbligato a teletrasportarti. Ah, guarda, c'è le idee. C'è le mare, vabbè, però qua sono le idee, insomma. Ti parleranno. È stato bello avere qua, tipo clip. Vabbè, seguiamo queste cose. Una per voi, Chris. Siamo qua. Il magista. Cosa c'era in fondo? Cosa c'era lì? Easy money. Non so cosa c'è di sotto. Confini del mondo. Guarda, c'è un collezionante. Bacio. E possiamo lì. Sembra una cosa importante, magari ci parlano, ma almeno tu. C'era la cosa, ma non l'ho vista. Tanto delica. Oggi qui la tua arma risplendente che dissipa la fiacca notte. La fiacca notte con luce sfolgo. Sembra un Vitus. Non so che arma si riferisce, ma cercherò poi. La idea che è una cosa importante. A meno che devo poggiare tipo l'arma del Traveler. Sai come? Ho già un'armatura robusta che protegge i colori di colui che è senza. A meno che ridono, nel senso che devo seguire questa cosa qua. Basta. Comunque esprimi il tuo desiderio e ragioni della tua figlia. Vuoi avere un 5 stelle e poi metti qua, i miei desideri. Cioè, fantastico il scorso, esami. Non è che ti dà tantissimo. C'è una storia, questo è un po'. No? Succede? Ve l'ho detto che era una cosa importante. Something with which to commemorate. Is that you, Watts? In un castello, no, vabbè. No, vabbè, aspetta. No, vabbè, aspetta. No! La navetta flap flap, non potevi. No. No, non ci credo.
Inundo mi. No, vabbè. Non so esattamente da dove provenga. Che un abitante ti ha messo un boss. Non so esattamente da dove provenga. Ah, queste sono le quest! Quindi ne manca uno, manca poi la quest, che è Sogni dell'antica capitale. Un libro di una giovane donna di nome Licia che intraprende un viaggio da sola in seguito alla distruzione della Terra Natia da parte del mago Nero. Altra l'ora per noi. Guarda che era importante, sì. Licia e Romina. Ma felice comunque. Però non penso che c'era un drago. Beh, a me i draghi in generale mi piacciono. Più ce ne sono, meglio. Un drago nero. No, la storia praticamente, scusate se non l'ho letta, ma parla di Richard che praticamente un drago nero che distrugge la sua città natia. Lei fa un viaggio. E per vendicarsi di questo drago e succede che praticamente vuole a questo punto vendicarsi, però poi alla fine lei riesce a non so come spiegarlo, si ritrova che è in una specie di sogno e si ritrova il giorno prima che viene distrutta la sua terra natia e uno bussa i capelli neri davanti alla sua porta e gli dice: non riesco a capire, non riesco a vedere i tuoi colori dei capelli, cioè non riesco a distinguere il colore dei tuoi capelli. E questo qui è i capelli neri, e dei non c'è i capelli neri, quindi è veramente veramente curioso. Vuole farlo fuori, però alla fine poi si ritrova il giorno prima, che succede tutto e sembra così Lumin, chissà, magari ci ritroviamo un giorno, cari, a me piacerebbe, che ti fa un flashback il giorno prima di cosa è successo, dice Lumin, eccetera eccetera, a me piacerebbe. Magari un giorno. Ah, così è la roba delle interviste che c'hanno. Vabbè, comunque. Fatto sta che fosse veramente così che c'è un drago nero che ha spazzato tutto. Ah, io volentieri lo affronto. Non c'è abbastanza draghi. Non sai esattamente dove. Sai che mi manca una cosa però. Il libro me lo fa prendere.
Boss. Hanno scritto in computer. Quindi non è che loro sono i celesti, che tanto dicevamo, però non si sono ancora svegliati, anche l'omino incavolata nera dice non si sono ancora svegliati, come fanno questi qua a scrivere storie, poi spera il futuro di tutto, è un po' strano. Sembra questo romanzo invece che praticamente è successo che una se n'è andata e si è sposata con questo, è andata in città, non mi ricordo se era morta, perché lei voleva un fidanzato tanto tanto, e però non trovava nessuno ed era triste, però almeno aveva le sue amiche, poi le maghe che dicevano dai, che ce la fai? E alla fine trova un ragazzo che loro dicono che è bravo, eccetera, eccetera, e poi lascia le maghe, lei. E dopo che ha lasciato le maghe, questo del castello di Oz mi sarebbe piaciuto. Questo l'ho giocato, mi sembra. Beh, questo logicamente, questo è quello nuovo. E sì, poi si sposano, però le maghe non lo vogliono più nel circolo perché è una cosa. No, perché lei va a abitare lontano e succede che fanno un'ultima cena tutti insieme appassionatamente. Ed è bello, veramente bello come storia. Non mi ricordo chi è la madre che se ne va e preferisco non lasciami. Qua è successo qualcosa. Per noi manca quella parte di missione lì, poi qua possiamo tornare indietro quando voglio. Mamma mia. Che mi sembra un po' strano. Quello c'è, secondo me manca un pezzo. A meno che gli do una botta con la spada. A meno che sia una cosa tipo usa Beidou che c'ha lo scudo per dire. Bellissimo sto posto. Mi piace che hanno messo alla fine tutti lì. No, è qualcosa. Questo gioco è qualcosa di. Va oltre. Ogni volta che devi fare qualcosa va oltre. È fantastico. Cioè non è il solito gioco che dici vabbè. Non mi cosa metà. Un po' tutti i giochi adesso che escono sono un po' a metà, fanno una cosa un po' a metà. È bruttina da vedere. Questo invece va oltre. Va molto oltre. È fantastico. È qualcosa di incredibile. Facciamo due o tre di queste cose qua e bello. Poi abbiamo quello di 200 su 200 e basta attivarlo. Sono stufo di schiacciare sempre sto tasto del cacchio Z. Poi ti schiacciavo solo una volta, non è che succede tantissimo. Posizioni sono giuste, eh? Sembra che stiamo dimenticando. Però non me lo fa prendere. Non mi fa prendere nessuno, c'è un due.
Non mi sp... Ci sarà qualcosa. Quindi questo è da togliere dove non serve in mezzo, cioè l'altra parte del triangolo, chiedo scusa. E sì, questo deve essere più grosso. Se così la realtà veramente lavorare sarebbe anche divertente. An impressive che sia non divertente lavorare. Ero l'unica persona in Italia che gli piaceva lavorare, I guess. Ma non è che mi dispiace. Però, ormai io dicevo in generale. Dicevo in generale. Non ce n'è uno nero. Qualche parte. Ah, devi guardare. Guarda. Quindi questo è giusto. Manca. Manca un quadratino. Non posso. Ma tutto. Abbastanza. L'unica cosa è che non so dove va questo, non guardarmi così. Ci sto provando. A meno che questo. Di farlo combaciare. E se la posizione è 2, come fai a farlo combaciare? Questo è giusto. A meno che ce n'è un altro. Aspetta. Questo è mio. Ne manca uno, adesso. Ah. Ah no, questo qui l'avevo rimesso a posto io 2 secondi fa. Perché vuole una spinta a scivolo. Il desiderio di comprare. Penso che non c'entra un caro. A meno che... Allora lì ci sarà una minuta posto. Ma complicato, per magari è la cosa più facile del mondo. Sembra tutto giusto tranne questo rosso che non c'entra un cacchio. Ma non ho la minima idea se c'è qualcosa che puoi sostituire, ma non penso che può. Non devo far sostituire questo. Questo qua non puoi staccarci niente. E se faccio così un cacchio. Ah, questo però adesso l'ho spostato. No, cambia niente. Devo trovare un pezzo nero. Forse. Cioè non ci credo che insomma almeno che
Prendo quello rosso e metto da un'altra parte. Dove da? È uguale. Questa cretinata qua. Non va. Poi magari è veramente, veramente nascosto. Non ho molta voglia di spiegare questo tempo. E comunque. Non è così in alto. Potete essere scadenti se volete esprimere desideri. Siete benvenuti. Feel free, I guess. Musica bella. Mi farà venire il mal di testa. Qua non c'è un cazzo. Indistruttibile. Visto. A meno che devo togliere i pezzi. Tanto questo è quello di prima, fatto la stessa cosa. Non è cambiato un po'. Solo che questo è scambiato. Quindi non è proprio come prima. Vediamo un attimo. A meno che devo solo mettere quello giallo. E resta incompiuto. Mi sa che devo farmi un viaggio su YouTube. No, se no voi impazzite. A meno che... Che colore è sta roba? Non è questo. Io ho capito adesso. Mamma mia, sembra il puzzle della vita. Cercare su internet un attimo. No, anche perché magari vi dà fastidio a voi che state guardando su YouTube e dite ma questo cosa sta qua? Voi mi urlate la soluzione è quella deficiente. E io am so. Inizio che è un video di 2 ore, no grazie. Ah, questo. Inizio che tra quelli più guardati, no? Ma si siede tranquillo. Ah, io e mia. I nomi ci sono arrivati, quindi no, quello che facevo non era stupido. Ah, però quello marrone lo vuole lui. Cambiato idea. Anche lui c'è cambio. It's
Staring into my eyes is ill-advised. I can't promise you'll like what you see. Ah, ho capito. Avevo ragione io. Evitare la Mitch. Cioè, l'ho pure detto ad alta voce. È una Mitch. Questa. Quindi adesso... Ciao! Transfixed. Ah, e poi diventa... Mamma. Ho pure detto, dicevo, ma quella è una miccia. Non c'è neanche... Cioè, pensavo che il gioco non ci arrivava fino a tanto. Wow. Ingegnoso. Cioè... Insomma, sono abituato che i giochi sono un po' più stupidini. Queste cose qua. Finalmente abbiamo upgrade. Tutti gli stracci presenti a simulare. Qua è una persona. Me l'ha tolto, quindi bisogna qui facere l'altro. Quindi andiamo qua, poi adesso vado a... Cioè... Mi sono un secondo. Io... Pack. E voglio questo. Caccio qua. Ciao. Ah, puoi usare anche le faccette per togliere l'interfaccia. Bello. Così veniamo tutta simulata. Ah, mancano dei pezzi. E qua anche. Meno male che non trovavo più in crowd. Ecco, adesso siamo a posto, possiamo fare come se non faccio di solito, che sono precisi una manetta. Diciamo che ci starebbe fare la missione, adesso vediamo. Prima magari prima di andare a dormire. Guarda, faccio face. Se voglio, se non vado a dormire. Beh, noi le profferate meno. Indipendentemente cosa faccio, preferisco teletrasportarmi a Fontaine e aspettiamo domani. Welcome to America, baby. Guarda, lo faccio io subito. Niente, stavo guardando un video. Mi sono perso. No, guarda, uno che gioca pod che c'ha un loadout scelto da un'altra persona. Ti vedi che la gente riprova a sparare ma non succede niente, prende danni a metà e poi ovviamente arriva lui a mano. È per questo che non gioco più a giocare FPS. La connessione che ho, ti arriva il mega americanone che decide di giocare nel server europeo, oppure il mega europeone con giga di connessione. Adesso vi lascio così. Ciao 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 ciao.